Il docente, anche quello che ha più ore, intravede i rapporti che intercorrono in classe, ma esiste una rete di relazioni positive o negative che non emergono nel contesto ufficiale della scuola e della lezione, specie se frontale, ma nell'intervallo a casa, nel gioco, che influiscono sul clima, sull'integrazione, sulla collaborazione in classe, e questa rete di relazioni positive e negative può manifestarsi in problemi. Isolamento ed esclusione, difficoltà di collaborazione e socializzazione operativa o anche di rapporti all'interno del gruppo che interferiscono col clima di classe e con la riuscita del lavoro. Moreno, già il secolo scorso, ha proposto uno strumento molto semplice e articolabile, tramite cui il docente può fare una fotografia più oggettiva basata su dati dei rapporti personali sia di tipo collaborativo sia di tipo amichevole, come elemento di conoscenza del gruppo classe e dei suoi problemi. Moreno è stato un innovatore della psicanalisi che ha sviluppato nella sociometria, nel sociodramma, nella psicodramma, nella psicoterapia dei gruppi. L'individuo non è più il problema, ma il problema sono i suoi rapporti all'interno del gruppo di appartenenza, quindi la relazione fra persone al centro del funzionamento di un gruppo. La sociometria misura quindi le relazioni che all'interno di un qualsiasi gruppo, la classe, ciascun individuo stabilisce con gli altri le modalità con cui si manifestano eventuali processi di emarginazione oppure di leadership. Non si preoccupa dei comportamenti manifesti più evidenti e osservabili, ma si avvale di un questionario per scoprire le relazioni interpersonali ed evidenziare la struttura psicosociale nascosta delle relazioni e trascriverla in modo oggettivo. Il metodo quindi si basa su una coppia di domande, può articolarsi approfondendo fino a quattro coppie di domande che chiedono ai componenti del gruppo di esprimersi in termini di scelte o di rifiuti nei confronti degli altri componenti e di percezione del proprio status sociale. Gli strumenti sono quindi un breve questionario, la traduzione dei dati in una tabella o matrice, la mappa delle relazioni sociali emerse nella classe, la osservazione e discussione sulle dinamiche emerse, l'intervento sui problemi. Quindi l'utilità didattica ed educativa è quella di stimolare collaborazione operativa e socializzazione, migliorare il clima di classe che incide sull'educazione e sull'apprendimento, evitare isolamenti e rifiuti che preludano a un mancato inserimento, esclusioni, dispersione, scoprire i leader operativi e più popolari su cui fare leva nei gruppi e nella classe, organizzare dinamiche di classe e gruppi di lavoro più equilibrati che migliorino il clima e affrontino i problemi. E di questo parleremo nel webinar.